Ciao a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi vi propongo il make-up tutorial del trucco che sto indossando all'interno della collaborazione Back to School da Mamme, ideata da Mamma Makeup 2012 insieme a Silvia Ferrante 30. All'interno dei loro video troverete la lista di tutte le mamme youtubers che parteciperanno. Io ho deciso di raccontarvi con questo make-up tutorial il momento in cui vado a prendere mio figlio a scuola, per cui vi mostrerò il trucco che realizzo normalmente e che vi vado a mostrare più da vicino. Come vedete è un trucco nude molto semplice che ho realizzato con la Naked 2, una delle mie palette preferite, e a questo trucco occhi ho abbinato in questo caso un rossetto fucsia piuttosto intenso, ma ci sono giorni in cui abbino il rossetto più scuro, per cui magari rosso o color mattone, altri giorni in cui un rossetto più chiaro, per cui un rosa Barbie oppure un nude, un mauve, per cui dipende un po' dall'umore, dal vestito, da tante cose. E sicuramente vi potete sbizzarrire abbastanza con le labbra con un trucco occhi così semplice. Per cui io adesso vi lascio al make-up tutorial vero e proprio. Vi ricordo ancora di andare a vedere i video di tutte le altre ragazze che parteciperanno, perché ne uscirà sicuramente qualcosa di carino, perché potete trovare sia make-up tutorial ma anche video di altro tipo in base alla tematica dei canali di ciascuna. Saluto e ringrazio tutti i nuovi iscritti al mio canale e se è la prima volta che mi vedete vi invito a fare altrettanto, mi fa molto piacere, per cui vi lascio, vi mando un bacione e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao! Inizio la realizzazione del make up applicando l'I Love Stage di Essence come base per l'ombretto. Come vedete il prodotto va tirato molto bene perché è piuttosto liquido e molto coprente. Realizzerò questo make-up con la Naked 2 della Urban Decay e il primo colore che vado a prelevare col pennellino 239 di MAC è Foxy, questo bel colore neutro che vado ad applicare sulla palpebra mobile. Col pennellino 219 di MAC, quello a penna, prelevo ora Tease e vado a creare la V nella piega dell'occhio. Col pennellino a lingua di gatto della Nive Cosmetics prelevo ora Booty Call che vado ad applicare come illuminante sull'arcata sopraccigliare. Adesso col 217 di MAC prelevo nuovamente Tease e vado ad ingrandire la sfumatura nella piega dell'occhio per dare profondità allo sguardo, raffinando il tutto col 224. Dopo aver piegato le ciglia, prendo il pennellino 210 di MAC e delineo con l'iStudio Lasting Drama Gel Eyeliner della Maybelline New York lo sguardo, creando una sottile linea nera che andrò a creare anche nell'arcata ciliare inferiore. Come mascara oggi applico il Pupa Vamp nero, quello acquistato a 5 euro grazie alla promozione Tutte Pazze per Pupa, che mi sta piacendo un sacco. Adesso delineo le sopracciglia con il kit in polvere della Essence e il solito pennellino angolato. Dopodiché passo al trucco del viso, uso il Flat Perfection della Nive Cosmetics che vado ad applicare con il relativo pennellino da correttore, sempre della Nive. Utilizzo questo pennello perché, grazie alla sua dimensione, arrivo bene in tutti gli angoli, anche quelli più piccoli del viso, come ad esempio nella zona del contorno occhi. Questo fondotinta mi sta piacendo molto, ha una buona coprenza e fino adesso la mia pelle è molto delicata, lo tollera. Come blush applico quello in crema nella colorazione Pleasant Pink Azalea della Kiko. E come rossetto ho scelto questo della Rimmel London di Kate, il numero 20, questo bel fucsia, per dare una nota di colore sulle labbra.
questo è il risultato finale. Vi mando un bacione e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!